Bloggers e bentornati alla Lab News. Vediamo insieme le notizie di oggi. Finalmente ci siamo. Sony Ericsson ha annunciato per oggi, 3 novembre, l'uscita del nuovo modello che arricchirà la famiglia degli smartphone Xperia. Si chiama Rachel e a differenza dei suoi predecessori non monterà il sistema operativo Windows Mobile ma Android di Google. La piattaforma software sviluppata da Google potrebbe dare allo smartphone di Sony Ericsson quell'appeal in più mancato finora agli altri membri della classe Xperia. Oltre al sistema operativo, l'altra grande novità del nuovo modello è la fotocamera da 8,1 megapixel, che dovrebbe porre il Rachel fra i telefoni più ambiti anche in campo fotografico. L'attesa è terminata, ora aspettiamo il vostro parere. La piattaforma specializzata in giochi, sulla quale Nokia aveva puntato molte delle sue carte circa 2 anni fa, non vedrà l'alba del 2011. La produzione di nuovi titoli cessa da subito, ma i giochi già in catalogo potranno essere acquistati fino al prossimo settembre, mentre il sito resterà attivo fino alla fine del 2010. La decisione è stata presa sulla base di una scelta di allargamento dell'offerta. La piattaforma Engage, in effetti, ha fatto fatica ad allargare la lista degli smartphone compatibili e anche il prezzo dei singoli giochi è sempre stato superiore alla media. L'azienda ha quindi deciso di puntare su Ovi Store, già compatibile con oltre 100 modelli, non solo smartphone, e che registra un numero di vendite incoraggiante. È stato appena annunciato un nuovo orologio un po' particolare. Si chiama Impulse, è prodotto da Allerta ed è un orologio digitale che si connette mediante la tecnologia Bluetooth ai terminali BlackBerry. Dotato di un display OLED da 1,3 pollici, corpo in metallo, batteria con stand-by di circa 4 giorni e porta micro USB per la ricarica a vibrazione, ha dimensioni di 51x38x12 mm e il suo software può essere aggiornato con modalità OTA, Over the Air. Grazie ad un'applicazione da installare sul BlackBerry e che viene eseguita in background, Impulse riceverà messaggi SMS, chiamate, email, senza il pericolo di perdere informazioni. Per la sua commercializzazione dovremmo aspettare forse il prossimo febbraio. Il suo prezzo sarà di $149 e funzionerà con tutti i terminali BlackBerry con sistema operativo 4.3 o superiore. E anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao!